Sono Giuseppe Fiore, nato a Napoli, cresciuto a Napoli. Però ho vissuto un terzo della mia vita a Monaco. Non ho mai fatto l'artista in Italia. È un lavoro, ci devi vivere. Devi pagare le bollette. In Germania ci sono delle istituzioni che ti aiutano di più. A 22 anni sono andato in Germania a fare l'Erasmus e poi sono rimasto qua. Ho lavorato come cameriere, come barman. Mi è capitato di lavorare per molti anni al Teatro dell'Opera come figurante. Attualmente però vivo della mia arte. Non so se avrei potuto fare la stessa cosa in Italia. La Germania è un bel paese, però l'Italia è più bella, devo dire. Cerco di portarla con me nella mia vita quotidiana, ma anche nel mio lavoro. Mi ispiro molto all'arte napoletana, all'arte barocca, Caravaggio, Ribera. Michelangelo è il mio preferito. Io dipingo a olio, è la stessa tecnica che usavano i pittori italiani del Rinascimento, una pittura molto elaborata e lunga. L'olio va lavorato, devo aspettare che i vari strati di pittura siano completamente secchi. Ci metto centinaia di ore per fare un quadro. Metto un velo sulle mie figure. Riproduco l'illusione ottica di materiali contemporanei come la plastica, come la carta d'alluminio, perché in un mondo dove tutto viene mostrato troppo, penso che coprire sia molto più interessante che scoprire. Questa illusione che io creo per molti potrebbe sembrare una fotografia, ovviamente è tutto pittura, è tutto dipinto al 100%. L'arte per me è bellezza e credo che si stia perdendo nell'arte contemporanea. Eh sì, mi manca l'Italia. Forse ci tornerò.